adesso è a posto. Se ricapita, torna subito. Grazie. Tu pensi troppo, vecchio mio. Qualcuno potrebbe farsi male. Avevamo stabilito... Così non può davvero continuare. Te l'ho già detto la settimana scorsa. Cose vuoi più grana? Esatto. Quelli che non ne hanno mai abbastanza mi fanno venire il voltastomaco. Io voglio solo quello che è giusto. Puoi scordartelo. Decido io quello che è giusto o non è giusto. E comunque hai già incassato parecchio. Restiamo alla somma che avevamo stabilito. Voglio il doppio, altrimenti me ne vado, capito? Se non sei ragionevole, le conseguenze potrebbero essere molto spiacevoli. Hauser, non ti sei già reso conto ieri di quanti brutti ceffi vanno in giro per questa città? Così me l'hai messa tu alle costole, quella gentaglia. Sai, è molto probabile che la prossima volta distruggano qualcosa di più di una vetrata. Allora, tutto chiaro? Fossi in te non sarei così sicuro. Potrei sempre spifferare la nostra bella storiella e tu saresti nei guai. Sta molto attento alla tua salute, amico mio. Farà piuttosto freddo prossimamente. Non hai niente di meglio da fare che stare qui a guardare? Fatti gli affari tuoi. E tu puoi riprenderti i tuoi documenti. I miei documenti? Ehi, quali documenti? Quali documenti? Sei licenziato. È da questo momento. Licenziato. Perché? Perché adesso so con certezza che te la fai con mia moglie. Non sapevo che fosse motivo di licenziamento. Puoi sempre denunciarmi. Ho bisogno di lavorare. Tu lo sai. Chi se ne frega? Così questo è il ringraziamento... per averti sempre coperto. Se dicessi da dove venivano veramente quei freni... Tu fallo e la tua condizionale andrà a farsi benedire. Perché dirò che è stata solo un'idea tua. E tu a chi pensi che crederanno in tribunale? A un violento pregiudicato o a me? Se lo farai... io ti ammazzerò. Ciao, Manny. Come va? Ah. Joseph. E a te? Bene. La gomma era tutta consumata dal lato interno. Hai corso il Gran Premio? Non dire sciocchezze. A me sembra nuova. Non è nuova. È la ruota di scorta. L'ho montata perché avessi lo stesso assetto. Ah. Sono in debito con te, allora. Ti sdebiterai. Ah, la tua ricevuta è pronta. È in ufficio. Ti ringrazio, Manny. Ciao. Digiti il codice segreto e confermi. Allora, le auguro un buon viaggio. Me lo auguro anch'io. Magari in compagnia di una ragazza bella e affascinante. La sua carta. Lei è nuova? È da un paio di mesi che lavoro qui dentro. Allora ci vediamo. Spero non tanto presto. Mi trova così disgustoso. Spero che non le serva un'altra riparazione. Ah beh, mi ha tolto un peso dal cuore. Arrivederci. Ciao.
Stan, sei tu? Accendi subito la luce. Sei diventato sordo? Che sei venuto a fare? Ti ho detto che sei licenziato. Parla Brunner. Qui c'è un uomo gravemente ferito. Mandate subito un'ambulanza al distributore di benzina della Bornheimer Strasse, angolo... Bornheimer, angolo Neu-Isenburger. Neu-Isenburger. Stia calmo. Non deve parlare. Io devo. Lei non deve fare niente, deve solo stare calmo. Io devo parlare subito alla polizia. Dopo, lo farà dopo. Devo parlare. Signor Stan. Sì? Scenda dalla moto. Non ho bevuto più di due birrette. Conosco le regole della condizionale. Non siamo qui per questo. E perché allora? Glielo spiegherò dopo. Miseria, cosa fa questo? Ti accidenti, va via! Manny, come mai? Joseph, tutto bene? Io sto benone. Sto bene anch'io. Sto alla grande. Carino qui, davvero. Ah, c'è di meglio, sai. Ti chiedo un favore. Posso stare qui stanotte? Sarebbe il massimo. Perché? Cos'è successo? Accidenti. Gli sbirri mi danno la caccia. E cosa vogliono da te? Non ne ho idea. Sono scappato subito. Oh, 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 che pasticcio. Sicuramente volevano addossarmi qualche reato. E tu non hai davvero idea di cosa volessero? Nessuna idea, te lo posso giurare. Devi andarti a costituire. Sei fuori di testa. Per farmi rimettere in prigione? No, no. Non ti succederà niente se non hai nulla da rimproverarti. Su, smettila. Conosco la polizia. Io ho un ottimo avvocato. Ti accompagnerà e penserà a sistemare le cose. No, no. Credimi. Sistemerà tutto. Tu dici? Per ora lasciamo da parte questo cosiddetto tentativo di fuga. Siamo qui volontariamente. Di che cosa è accusato il mio cliente? Il suo cliente è sospettato di aver ucciso il gestore di un'officina, Werner Hauser. Werner è morto. E ora volete mettere in mezzo me, eh? Su che cosa basa i suoi sospetti? Sulla dichiarazione della vittima. Un morto che fa una dichiarazione. Werner Hauser è morto durante il tragitto per l'ospedale, ma prima ha dichiarato che è stato il suo cliente a sbloccare il ponte su cui stava la macchina che stava riparando. La vittima, infatti, è morta per lo schiacciamento del torace provocato dalla caduta del veicolo. Di fronte a chi ha fatto questa deposizione? L'ha fatta un collega della mobile che lo ha interrogato in ambulanza.
Esiste un verbale di questa deposizione? Sì, ma ci stanno ancora lavorando. Werner Hauser era ferito così gravemente da morire poco dopo. Eppure ha avuto la chiarezza intellettuale di riconoscere nel mio cliente il suo aggressore. Le sue facoltà mentali dovevano essere considerevolmente annebbiate. La capacità di esprimersi fortemente limitata. Ha soltanto balbettato. Non poteva più dire delle frasi complete, ma si è espresso in modo logico. Non può averlo detto, non sono stato io. C'è dell'altro, una testimone. Una dipendente che lavora alla cassa dell'area di servizio ha ascoltato una discussione tra Hauser e il suo cliente, durante la quale il suo cliente ha minacciato di morte il signor Hauser. Certe minacce vengono pronunciate migliaia di volte, ma raramente vengono messe in pratica. Il signor Stamm ha alle spalle una condanna, poi sospesa, per omicidio preterintenzionale. Io non l'ho fatto apposta, è stato un incidente! Signor Stamm, la prego, stia calmo. È dimostrato che il signor Stamm è capace di mettere in pratica le sue minacce. Essenziale non è quello di cui lei ritiene capace il mio cliente, essenziale è quello che può provare. A me bastano le prove che ho. Lascerò perdere il tentativo di fuga. Io non ho ucciso Werner Hauser. L'avevo detto che avevano intenzione di incastrarmi. Quella di costituirmi non è stata una buona idea. Qualcosa è andato storto? Un mucchio di cose, direi. Stai su, Manny, sistemeremo tutto. Sì, sì, sistemerete tutto. Chiederò al più presto un'udienza per la revoca del firmo. Ah sì, e poi? Quelli vogliono farmi a pezzi, lo capite o no? Manny, rimetteremo tutto a posto. E non mi toccare! Tieni giù quelle mani, non mi toccare, basta, hai capito? Ma sei impazzito! Basta! Bastardi! Non mi farò distruggere, non da voi. Manny, ti tireremo fuori di qui. Si sa già chi è l'assassino. La polizia ha arrestato il signor Stamm ieri sera. Davvero? Manfred? Crede che sia stato lui? Non lo so, non si può mai dire. Dall'esterno sembra che abbia un cuore d'oro. Non penso. Eppure lei lo ha accusato. No, ho solo detto quello che ho sentito. Lei ha raccontato alla polizia del litigio che Manfred ha avuto col suo capo. Intende il litigio per via di sua moglie. Ce ne sono stati altri? Il capo ha scoperto che Manfred aveva una relazione con sua moglie e lo ha licenziato. I due hanno litigato e Manfred ha minacciato di uccidere il capo. Non so nient'altro. Un momento, scusi. Io ho molta fretta, la signora non aspetta volentieri. Sì. Matula. Sì, Marcus, è esatto, sì. Tutte le richieste vengono registrate. Possiamo sapere esattamente a che ora è stata fatta la telefonata? Buongiorno, tutto Buongiorno. Bene? Buongiorno, sì, sì. Helga, non è che per caso è rimasto qualche dolcetto speciale nel suo cassetto segreto? Per lei ce ne sono sempre. E anche per lei, avvocato. Ci sono altre casseforti segrete nel mio studio di cui non sono a conoscenza? Eserciti il suo diritto a non parlare se non in presenza di un avvocato. Seguirò il consiglio. La telefonata del cliente dall'area di servizio è arrivata al pronto soccorso dell'ospedale alle 21:57. Quindi ora sappiamo l'ora esatta del delitto. Questo ci è utile. A quell'ora Stamm non era più al distributore di benzina. A quell'ora era già a farsi gli affari suoi nell'albergo in cui si incontra con Rita Hauser, cioè la moglie di Werner Hauser. Eccellente. Non sapevo che Manfred Stamm fosse un Don Giovanni. Ha un alibi a prova di bomba, quindi. Se la moglie di Hauser lo conferma. Immagino che la procura cercherà di sfruttare questa relazione per ricavarne un buon momento. Questo potrebbe accadere. Ah. Il caffè arriva subito. Grazie, Helga. Mi dispiace molto per suo marito, signor Hauser. So che questo per lei deve essere un momento difficile. Devo essere sincera? Non è certo una novità, era uno schifo già da prima. Perché? Werner non era l'uomo dei miei sogni, se vuole saperlo. Sì, però lei lo ha sposato. È stato uno sbaglio. Ma si guardi intorno. È così piccolo borghese, è così povero. Proprio come era lui. E Manfred Stamm era diverso. Almeno a letto vale qualcosa. Stamm ci ha detto che all'ora in cui suo marito è stato ucciso, voi due vi trovavate insieme in un albergo.
È vero? Se così fosse, dovrei giurarlo davanti a degli estranei. Quantomeno dovrà fare una deposizione alla polizia e la sua dichiarazione verrà messa a verbale. Allora l'idea non mi piace affatto. Mentre mio marito muore, io sto a letto con un altro tizio. Ha idea di che cosa potrebbe dire di me la gente? Se lei non confermerà la sua versione, signora, l'altro tizio, come lo chiama lei, andrà in prigione pur essendo innocente. Allora non mi resta altro da fare. Penso proprio di sì. Credi che la vedova inconsolabile confermerà alla polizia la sua versione? Io credo di sì. In ogni caso, mi sono tolto un peso dallo stomaco a sapere che non è stato Manny. Quindi lo avresti ritenuto capace di uccidere? Manny ha un gran cuore, poca testa e troppa forza fisica. È gentile fondamentalmente, ma se lo si infastidisce troppo perde facilmente la testa. Come quella volta che picchiò quell'uomo fino a farlo morire? Lui mi ha raccontato com'è andata. Quel tizio era ubriaco e cercava rogne. Lo ha provocato senza motivo. E quando gli ha versato anche una birra in testa, Manny gli ha dato un pugno solo. Per il momento le chiedo di lasciare in sospeso la questione di un eventuale movente. Il signor Stam ha un alibi. Io la vedo in modo molto diverso. Non è un'ipotesi, è un fatto. La vedova di Hauser ha confermato che all'ora del delitto si trovava in un hotel col mio assistito. Credo che lei l'abbia verificato. Sì, l'ha fatto. L'alibi del suo cliente tuttavia non mi convince. Per me la vedova della vittima rientra tra i sospettati. Perché? Le dispiace essere più chiara? Certo. Primo, il matrimonio degli Hauser era un vero disastro. Secondo, la vedova è la beneficiaria di un'assicurazione sulla vita molto elevata. E terzo, ho scoperto che la signora Hauser aveva prenotato per se stessa e per il signor Stam un viaggio ai Caraibi. Hauser era indebitato fino al collo, ma non avrebbe mai potuto o voluto acconsentire a finanziare un lusso di quel genere. Questo dimostra che la vedova è partita dal presupposto che sarebbe stata libera e ricca. Mi domando perché. E la risposta è una sola. La vedova ha premeditato l'assassinio di suo marito insieme al suo assistito. E ora gli fornisce un alibi. Non è possibile che lei attribuisca al mio cliente un assassinio premeditato senza avere in mano la benché minima prova. Leggo qui che c'è una cassetta della videosorveglianza che è in fase di valutazione. Sì, ma non ha portato a nulla di rilevante. Stam è stato già condannato per omicidio preterintenzionale. Purtroppo è vero, ma questo non ha niente a che vedere con il reato in oggetto. Il suo cliente ha evitato il primo interrogatorio con la fuga. È stato colto dal panico, ma subito dopo si è costituito volontariamente. Vuole dire qualcosa, signor Stam? Signor Stam? È andato tutto esattamente come ha detto il mio avvocato. La mia decisione è che il signor Stam resti in stato di fermo. Lei e Matula non ne avete azzeccata una. Costituirsi era l'unica decisione giusta da prendere, signor Stam. Con quali soldi avreste pagato questo viaggio ai Caraibi? La Hauser ha dei risparmi di cui il marito non era a conoscenza? Rita non ha un soldo. E va dietro solo a quelli col portafoglio gonfio. Una volta, parlando con lei, mi sono un po' allargato. Le ho detto, baby, perché non facciamo un colpo di testa? Rompo il mio salvadanaio e ce ne andiamo 2 settimane ai Caraibi. E quel cervello di gallina è corsa subito a prenotare i biglietti all'agenzia. Quindi il viaggio l'avrebbe pagato lei? Io non ho un centesimo. Ma non ho mai trovato il coraggio di dire a Rita che in quanto a grana su di me non ci doveva proprio contare. Almeno questo punto l'abbiamo chiarito. Sì, allora? Quando uscirò di qui? Potrebbe volerci un bel po'. Manny è ancora in prigione? Sì, purtroppo. Dovrà star dentro per molto? È troppo presto per dirlo, ma lo faremo uscire. Buongiorno. Buongiorno. Scusi, desidera? Devo sostituire la cassa. Mi dispiace, ma non ne so nulla.
Ma la signora mi ha detto al telefono che posso entrare tranquillamente. Allora devo pregarla di tornare quando c'è la signora. Ah, va bene. Se non c'è altro modo. Arrivederci. Dobbiamo tentare di ricostruire la dinamica del delitto. Io ho già detto tutto quello che so alla polizia. Mi racconti cosa è successo esattamente la notte dell'omicidio? Io ero qui. Poi ho sentito un urlo e sono corsa dentro e ho visto il capo sotto una macchina. Non è stato un bello spettacolo? No. Non è stato bello. E non ha visto qualcuno? Sì, c'era il cliente che ha avvertito la polizia e... E? Qualcuno che si allontanava di corsa. Lo ha riconosciuto? No, era buio. Vorrei vedere tutti i nastri della videosorveglianza, se è possibile. Sì, ma deve chiederli alla signora. Dove la trovo? Non so dov'è adesso. Ma oggi ha il turno serale. Marcus, non crederai a quello che mi è successo. Il mio conto in banca è stato ripulito da un cavolo di bancomat spagnolo. Com'è possibile? Sì, me lo domando anch'io. Ma la mia banca sa già la risposta. Dicono che ho conservato il codice segreto in un luogo poco sicuro, perciò non avrò nessun risarcimento. Dove conservavi il codice segreto? Nella mia testa, è ovvio, dove se no? Voglio che sia tu a difendermi in questa causa. Se è necessario, fino all'ultimo grado. Potrebbe costarti caro. Sono sicuro che mi farai un prezzo di favore. Studio dell'avvocato Lessi. In questo momento l'avvocato è impegnato. Sai, ho riflettuto su quello che ti ha raccontato la Wengler. Un distributore di benzina di notte ben illuminato. Però la Wengler dice che non ha riconosciuto la persona che la notte dell'omicidio è corsa via dall'officina perché era troppo buio. Dove vuoi arrivare? Forse invece l'ha riconosciuto. Forse era Stam. E lei non vuole accusare il suo collega con il quale, come tu dici, ha un buon rapporto. Stam non c'entra, ne sono sicuro al 100%. Forse sta coprendo qualcun altro. L'hai ammesso anche tu che Stam perde subito le staffe se qualcuno lo fa arrabbiare. Indossa una giacca molto graziosa. E le sta decisamente bene. Sì, lei trova? Ah, sì, sì. Grazie. Le dico perché sono qui. Vorrei dare un'occhiata ai nastri della videosorveglianza, se è possibile. Quello del giorno in cui è stato ucciso mio marito lo ha preso la polizia. Gli altri sono sulla scrivania. Sono di là, può farci quello che vuole. Posso guardarli? Sì, quei due non mi hanno portato altro che guai. Uno è morto e l'altro è finito in prigione. E a me tocca fare i turni alla cassa. In ogni caso incasserà una bella sommetta dall'assicurazione di suo marito. Sì, credo di essermela guadagnata onestamente. Anche andando a velocità doppia è stato il programma più noioso che abbia mai visto. Per questo era gratis e senza pubblicità. Però l'ultimo quarto d'ora è interessante. Charno se l'è presa molto comoda. Ha visionato solo il nastro della notte dell'omicidio. Questo nastro è stato registrato il giorno prima dell'omicidio di Hauser. Forse Hauser era vittima del racket e delle estorsioni. È quello che ho pensato anch'io. Questo potrebbe essere stato il primo avvertimento. E quando lui ha continuato a non pagare, hanno deciso di dargli una bella lezione. Che è finita con la sua morte. Si ricorderà certamente di quei tipi che hanno fatto a pezzi il negozio l'altro giorno. È ovvio che me li ricordo. Conosceva quegli uomini? No. Beh, che cosa volevano? Non ne ho la minima idea, non me lo hanno detto. Forse volevano solo sfogarsi. Oh, direi che questo è improbabile. Ha paura? L'hanno minacciata? No. Non conoscevo quelle persone, non so cosa volessero. Per caso ha annotato il numero di targa della macchina con cui sono arrivati quegli individui? O almeno la marca? Purtroppo non ci ho fatto caso. Come ha reagito il suo capo a questo episodio? Era furioso. E basta. Conosceva quegli uomini? Non lo so, non ne ho idea, forse. Sa se ha denunciato il fatto alle autorità? Ha inveito e ha detto che ci sarebbero state delle conseguenze, ma non so cosa intendesse. Ragazzina, io ho capito benissimo che tu hai paura di qualcosa. Ora vedi di sputare il rospo. Non so di che cosa stia parlando, signore. La Wengler non sa niente di niente. Dice... Significa che non le credi? Forse sta nascondendo qualcosa. Forse sa che quei tipi si rifaranno vivi. E per questo ha paura che possano prendersela con lei se apre bocca. Sì, può darsi.
Magari ha anche visto uno di loro la notte del delitto allontanarsi di corsa dall'officina. Ho saputo dal procuratore che non molto tempo fa ci fu un procedimento contro Werner Hauser. Nella sua officina non montava ricambi originali, bensì contraffazioni a basso costo. Questa può essere una pista. Ora mi domando se tra questi metodi di dubbia liceità, i picchiatori e l'omicidio, ci sia un qualche collegamento. Se dovessero tornare, dobbiamo essere pronti a intercettarli. Ah, vuoi dire che io... Ti costerà parecchio. Per quanto riguarda il tuo onorario, naturalmente presumo che mi applicherai un prezzo di favore. Tu a me e io a te. Pronto, Marcus? Il comando di picchiatori è tornato. No, stavolta sono molto amichevoli. La vedova allegra di Hauser sembra conoscerli bene. Dei loro rapporti mi occuperò dopo. Devo andare. Adesso sono in Friedrichstrasse 62. È un negozio di import-export. Stanno portando dentro una macchina per il pagamento con carta e un computer. Sì, ti richiamo io. Sono preoccupato. Matula avrebbe dovuto farsi sentire già da un pezzo. Le sue preoccupazioni sono giustificate. Quell'import-export appartiene ad un certo Stefan Lerck. Che cosa sa sul suo conto? È da parecchio tempo che sospettiamo che cloni carte di credito, ma non l'abbiamo ancora potuto dimostrare. Una volta l'avevamo quasi incastrato, ma purtroppo il nostro testimone fu investito da un cappio. Allora, perché ficchi il naso qui dentro? Non mi crederà, ma io studio i rifiuti domestici. Quindi sei un comico. In che teatro hai lavorato ultimamente? Ma io dico sul serio. Il sano colorito del suo viso deriva certamente dallo yogurt biologico che ho trovato nel suo cassonetto. Cambiamo tattica.
La sua aggressività deriva dalla troppa carne di manzo. Anche questo l'ho dedotto dal suo cassonetto. Sta attento, amico. Se continui a prendermi per i fondelli, molto presto ci finirai tu a pezzetti nel mio cassonetto. La cosa che mi lascia perplesso sono tutte quelle carte di plastica che sono nella sua spazzatura. Sono carte di credito vergini. È meglio che resti. Vengo con lei. Dov'è Lerg? Non lo so. Ti ho chiesto dov'è Lerg? Sono qui. Ce la faccio, grazie. Contento di vederti. Tutto a posto? Così sembra. Liberami le mani. Hai scappato? Sarebbe meglio se lasciaste fare alla polizia. Se uno può, dà una mano. Spiritoso. Lerk ha modificato il lettore di carte in modo tale da... Scusate. Da memorizzare i dati e i codici segreti di tutti i clienti che pagavano con carta di credito o bancomat. Grazie a questi dati venivano poi clonate delle carte di credito. Tutto a posto. Con cui si ripulivano i conti bancari dei clienti da bancomat esteri. I colleghi dell'antifrode stimano che Lerk e i suoi uomini abbiano incassato più o meno 1 milione. Hauser era loro complice, ma Lerk gli dava le briciole e lui non lo sopportava più. Allora ha alzato la voce, ha chiesto una fetta più grossa. E lo ha minacciato di mandare all'aria questo lucroso affare. È stato questo il movente dell'omicidio, che è più plausibile delle accuse rivolte al mio cliente. Ha qualcosa da aggiungere, procuratore? No. E lei? La corte decide che Manfred Stamm venga rilasciato con effetto immediato. Grazie. La ringrazio. Sono felice che tutto sia finito. Lo credo. Che programmi ha per il futuro? Beh, ora vado da Rita. Grazie. Manny, che c'è? Ciao, Joseph. Tutto a posto? Così, così. Come così, così? Non dirmi che è di nuovo delle grane con gli sbirri. No, no. Volevo solo fare 2 chiacchiere. Ah. Mi sento sollevato. Rita mi ha mollato. Perché l'ha fatto? Per via della vacanza. Ha detto che non vuole avere a che fare con uno che non ha il becco di un quattrino. E io che pensavo che mi amasse. Grazie, Joseph. Tu sei un amico. Cosa posso fare per lei? Vorrei parlarle un attimo. Vorrei fare una dichiarazione. Manny, è ora di alzarti. Il caffè è pronto. Oh, accidenti. Mi scoppia la testa. Non mi meraviglio con tutto quello che hai bevuto stanotte. Io non riesco a crederci. Quell'ingrata mi ha piantato. Con te non voglio averci a che fare, ha detto. Ho sentito questo disco per metà della notte. Matula. Ehi, Marcus. Oh, beh.
certo che ho capito. Sì, ciao. Cosa c'è? Brutte notizie? Così sembra. La tua collega ha reso una nuova dichiarazione alla polizia. Quale collega? Ma la Wengler. E che cosa ha detto? Che all'ora del delitto ha visto che ti allontanavi dall'officina. Che cosa ha detto? Perché lo ha fatto? È una scemenza. E significa che adesso gli sbirri vorranno mettermi di nuovo in galera. Potrebbe darsi. No, no. Io non ci vado. Non ci vado. Che significa? Che cosa vuoi fare? Vado a sistemare le cose. Manny, resta qui. Non fare sciocchezze. Ciao. Era accanto a me quando ho ricevuto la tua telefonata. Gli ho riferito che la Wengler aveva reso una nuova dichiarazione. Non avresti dovuto, dovevi riflettere. Avrei dovuto mentirgli? Non è una grande tragedia, mi sembra. Ha pur sempre un alibi. Ora è la parola di una donna contro quella di un'altra. Magari. Il commissario Sharno ha messo di nuovo alle strette la tua vedova Allegra. Adesso non è più tanto sicura dell'ora in cui Manny è arrivato all'hotel. Qualcuno deve aver imposto una nuova versione. Lessing, vorrei parlare con il commissario Sharno. Lascia gli sbirri fuori da questa storia. E per favore venga in Gelbestrasse 8 da Wengler, sul retro. Sì, grazie. Perché hai chiamato la polizia? Posso risolvere tutto da solo. Per me è troppo scottante, il tuo Manny è impazzito. La presente per ritrattare la mia dichiarazione. Oh no, meglio. Con la seguente rettifico la mia dichiarazione. Adesso che c'è? Che devo scrivere? Accidenti, devi scrivere che non mi hai visto. Con la presente affermo di non aver mai visto il signor Stamm uscire dall'officina la notte del delitto. Bene, esatto, scrivi così. Continua a scrivere. Manny, apri questa porta, sono io. Lasciami stare, sono affari miei. Signor Stamm, la prego, sia ragionevole. Apra, la prego. Aiuto! Maledizione, Manny, apri la porta. È tutto a posto, va tutto bene. Non posso passare la devi porta. Ancora... Se non apri, sarò costretto a farlo. Manny, che cosa stai facendo? Tieni, Joseph. Leggi, questa è la prova. Io sono innocente. È vero, sono innocente. Signor Stamm, venga subito con me. Senza fare tante storie, se possibile. No, si costituisce volontariamente. È chiarito tutto qui. Questa è la verità. Ne parliamo al commissariato. Ma qui... Portalo via. C'è scritto la verità. Venga. Non mi toccare! Manny, non fare stupidaggini! Avanti, andiamo! Manny! Non opponga resistenza! Manny, tieni su le mani. Mi hai sentito? Cammina. Io sono innocente. Non possono farlo. Possono, invece. Adesso sia ragionevole e non renda le cose ancora più difficili. Joseph! La raggiungo al commissariato. Dovevi proprio informare la polizia. Che altro dovevo fare? Niente, avresti dovuto lasciar fare a me. Era chiaro che Manny avrebbe reagito. Adesso sì che è nei guai. A volte non ti capisco. Volevi rischiare che succedesse qualcosa alla ragazza? Non le sarebbe successo nulla. Tu che ne sai?
Lo conosco. Non ho accusato Stam con una falsa dichiarazione. Ho detto solo la verità. E perché non ha detto alla polizia quello che aveva visto nel corso del suo primo interrogatorio? Perché non poteva essere Stam l'uomo che si era allontanato dall'area di servizio. Perché aveva un alibi. E come fa a sapere che Stam non ha più un alibi? Perché me l'ha detto lui che il suo alibi non vale niente. L'hanno rilasciato solo perché pensano che sia Lerck l'assassino. Quando glielo ha detto questo? Subito dopo il suo rilascio. È venuto al distributore e voleva parlare con la signora. Sa, Manfred mi sta simpatico. Non penso che sia un assassino. Geometria analitica e calcolo vettoriale. Equazioni differenziali. Li ha letti tutti quanti? Certo che li ho letti. Ho studiato informatica. Perché una persona con le sue qualifiche lavora in un distributore? Dove vive? Non ha mai sentito parlare di laureati disoccupati? Comunque la cosa non la riguarda. Ha finito? Sì. Buona giornata. Conosco la strada. Sono innocente, ho detto. Maledizione. Ho una dichiarazione scritta. Quella lettera non vale la carta su cui è scritta. Ha costretto la Wengler a ritrattare la sua dichiarazione. Sciocchezze. Lei ha ammesso volontariamente che era falsa. Sono andato da lei per sapere perché avesse fatto una cosa del genere. E lo sa che cosa mi ha detto? Che ci guadagnerei a stare in prigione. Ha detto proprio così. Proprio così. All'improvviso era una persona diversa. Sembrava che mi odiasse. C'è ragione perché Catherine Wengler la odi? Non che io sappia. Non ne ho la minima idea. Stam dice che Catherine Wengler ha ammesso davanti a lui di averlo accusato dichiarando il falso. Naturalmente potrebbe non essere vero. Stai imparando, sai? In ogni caso c'è da chiedersi perché la Wengler, che fino ad ora aveva reso solo delle vaghe dichiarazioni, adesso all'improvviso attacchi così duramente Stam. Alla storia dell'alibi io non credo affatto. In realtà questa non è l'unica domanda. Accanto al suo telefono c'era un biglietto da visita della Import-Export di Lerch. Che cosa c'entra la Wengler con Lerch? Lui l'ha ricatta oppure i due lavorano insieme? O forse lui l'ha pagata perché dichiarasse il falso proprio perché è lui l'assassino? Colpiscila lateralmente, con un leggero effetto a destra. Ti sei allenato di nascosto? E perché la vedova Allegra è andata a casa della Wengler? Che cosa hanno in comune quelle due? Sai, detto francamente, io la credo assolutamente capace di aver fatto fuori il marito. Dal momento che non può più confermare l'alibi di Stam, non lo ha più neanche lei. È quello che penso anch'io. Allora, te la senti? No, non ancora soldi, Joseph. Voglio allenarmi ancora un po'. Io lo sapevo. Ti sei allenato. Della sua acqua.
Arrivederci. Magnifica giornata. Peccato solo che la si debba trascorrere al cimitero. Alla mia età bisogna abituarci, sì. Purtroppo ci sono persone che hanno perso i loro cari molto prima. Come quella ragazza che stava parlando con lei poco fa. La vita non è stata molto generosa con quella poverina. L'avevo immaginato anch'io. Chissà quale prova il destino le ha riservato. Credevo che la Wengler fosse andata al cimitero per incontrarsi con Lert. Invece ha fatto visita a una tomba. La tomba di chi? La tomba è di un certo Peter Zenner, che è morto all'età di soli 30 anni. E allora? Da una signora che ha un parente sepolto lì accanto, ho saputo che i due stavano insieme e che Katrin Wengler fa spesso visita alla tomba. Pensi che questo abbia a che fare col nostro caso? Non mi sento di escluderlo. Allora voglio saperne di più sui rapporti tra Katrin Wengler e la vedova di Hausen. Nessun problema, basta chiedere. Un momento. È Katrin che voleva vedere? È stato sfortunato. Quando torna in ufficio? Mi ha piantato in asso proprio adesso. Non lavora più per me. Però ieri lei è andata a casa sua. E come fa a saperlo? Mi sta pedinando, forse. È stato per caso. Volevo convincerla a ritirare le dimissioni. Ed è andata fin là per questo. Non le poteva telefonare? Io ero da quelle parti. E questa è l'unica ragione. Per caso mi sta facendo un interrogatorio? Hai idea di come si guadagni la vita ora, Katrin Wengler? No, probabilmente in una ditta di import-export dalle parti della stazione, credo. Ah, sì? Molte grazie, signor Hauser. Ci vediamo. Addio. Continuo a domandarmi perché Katrin mi accusi in questo modo. Non riesco proprio a capirlo. E allora? Le dice qualcosa il nome Peter Zenner? Zenner. Voglio parlare con il mio avvocato! Zenner. È finito al cimitero qualche tempo fa. Voglio uscire! Ah, Zenner, certo. Non è morto in un incidente 6 mesi fa? Guardia! Sì, certo. Ebbe un problema coi freni dell'auto. Gliel'ha raccontato la Wengler questo? No, no. All'epoca lei non lavorava ancora per noi. Zenner portò la sua auto nella nostra officina per farla controllare. All'epoca ci fu un'indagine contro il capo, perché si accertò che i freni che erano stati montati non erano originali, ma erano dei falsi. Roba a basso costo. E cosa appurarono le indagini all'epoca? Niente. L'indagine fu archiviata perché il capo disse che lui i ricambi li acquistava dal rivenditore ufficiale. E gli hanno creduto così facilmente? No, perché me lo domanda? Che cosa ne so io? Che cosa c'entra Zenner con la Wengler? I due stavano insieme. Ah. Allora forse è per questo che mi vuole fregare. Che cosa intende dire? Le cose non andarono così correttamente all'epoca. Che cos'è che non andò correttamente? Signor Stam, se sa qualcosa, la prego, me la dica. Io sapevo che il capo comprava dei pezzi non originali. Però l'ho sempre coperto. La dichiarazione di Stam apre delle nuove prospettive. Forse la verità è un'altra. Lerk non è l'assassino. Katrin incolpa Hauser e Stam della morte del fidanzato. Magari si è voluta vendicare. Potrebbe essere andata così. Ma che c'entra Lerk in tutto questo? E chi sarebbe questa signora Wengler?
Katrin Wengler lavora qui. Deve esserci uno sbaglio. Arrivederci. Probabilmente abbiamo tratto delle conclusioni affrettate. Lauser non ha detto esplicitamente che la Wengler lavorava nella ditta di Lerck. Ci sono altri import-export qui nei dintorni. Il mio fiuto mi dice qualcos'altro. Questa è la bicicletta di Katrin. Chiama Sharno, io vado dentro. Naso qui in giro. Ti consiglio di parlare. Altrimenti ti lascio in mano ai miei ragazzi. Hai capito? Dammi la pistola. Non aspetto. Lei viene con noi. Ma perché? Non ho fatto nulla. Lo chiariremo al commissariato. Commissario Sharno, comincia ad essere in debito con me. Non appena il posto di questore sarà vacante, penserò a lei. Oh, per me sarebbe un grande onore. Credo di doverla ringraziare. Come sta, signorina Wengler? Tutto a posto, ho già superato questa brutta storia. Io penso proprio di no. Cosa sperava di trovare tra i documenti di Lerck? Io non sono il suo avvocato, ma le consiglio vivamente di confessare. Potrebbe risparmiarsi un paio di anni. Sappiamo che è stata lei a uccidere Werner Hauser, e anche perché voleva vendicare la morte di Senner. Io sapevo che Hauser era colpevole, ma nessuno mi ha creduta. Così mi sono fatta assumere al distributore. Sperava di trovare delle prove, immagino. E le ho anche trovate. Continuava a riciclare ricambi difettosi. E allora ha deciso di ucciderlo? Sì. E ha cercato di far accusare Stamm dell'omicidio di Hauser perché lo considerava suo complice. Un piano pensato ed eseguito a sangue freddo. È solo un atto di giustizia. E Lerck che parte ha avuto? Hauser comprava da lui i ricambi falsi. Voleva uccidere anche lui? Può darsi. Sarebbe meglio se rendesse una piena confessione. La accompagniamo alla polizia. Posso prendere la mia bicicletta? Prego. Non ha senso scappare. Io lo amo. Loro hanno distrutto tutto con i loro sporchi affari. Avevamo tanti progetti. Loro me l'hanno ammazzato. Andiamo. Sì, calma. Prego. Noi andiamo dietro.